Chi sei? Ecco, Chi perché sono? non Beh, allora io per sono introdurre. nato un po' di anni fa. Sembro un ragazzino come dimensioni, ma ho mezzo secolo alle Hai spalle, quindi superato i 20 anni. ho superato i 20 anni. Ok. Sembro un po' più giovane di quello che sono, però ho un po' di esperienza alle spalle, nonostante quello. Io ho iniziato a lavorare inizialmente come grafico e come fotografo. Poi per caso sono arrivato a questa scuola che si chiama ISIA, una delle pochissime negli anni 80. C'erano pochissime scuole di design negli anni 80, c'era l'ISIA, c'era forse il Politecnico, ma non so se era già, se, forse non c'era nemmeno. C'era forse solo l'ISIA, credo. E da lì poi ho cominciato a capire che forse non mi piaceva solo fare le foto, non mi piaceva solo fare il grafico, ma mi piaceva iniziavo a capire cos'era il design, perché il design fino a quell'epoca lì non sapevo neanche cos'era come mestiere, era un lavoro che facevano po pochi personaggi che erano quelli storici, ma sembrava una cosa molto lontana. E da lì ho iniziato invece ad appassionarmi al mondo del design, che poi ripensandolo a posteriori ho capito che era la naturale proprio vocazione che avevo io da piccolo, perché ho cominciato fin da piccolo a costruire le mie piccole macchine, strumenti, smontavo tutto, rimontavo. Era un continuo fermento costruttivo, no? E quello faceva parte proprio di un mondo che poi ho ricostruito a posteriori, ho capito che fare il design probabilmente era il mio unico sbocco, perché altrimenti non saprei, avrei dovuto fare il meccanico o il muratore o altri mestieri pratici. E invece il design aveva questa logica meravigliosa all'interno, che era quella di poter fare con le proprie mani, ma allo stesso tempo anche pensare ex novo cosa si può fare con le proprie mani, e anche non solo con le proprie mani, ma anche per la produzione. E quindi questo binomio del pensare e del fare sono due componenti fondamentali, perché ci si può esprimere attraverso ciò che si fa, attraverso la materialità delle cose. Ed è una cosa che si può fare sia nell'arte, sia in altri ambiti, nella scultura, però il design ha quella forza in più che è la diffusione più capillare, che invece l'arte non ha, è una cosa più esclusiva, No, più. scusa, anche in base al pubblico giovane che abbiamo, quando è stata tutta la convinzione, consapevolezza, quindi come dire il prima e il dopo, che il design sarebbe stato il tuo percorso professionale? Se c'è stato un momento che, come dire, bene mi chiamerebbe lo Beh, shock. sì, no, c'è stato Ad un certo uno punto hai capito shock. questo è il mio futuro. C'è stato uno shock perché l'ISIA durava, c'era un corso di 4 anni, e fino al terzo anno io ho avuto dei professori abbastanza bravi, tra cui De Pass d'Urbino Lomazzi, no? Che lui era già un buon professore. Però il quarto anno è arrivato, cioè il terzo, quando io ero ancora al terzo corso, è arrivato Enzo Mari all'ISIA a insegnare. E quell'anno lì c'è stata proprio una sorta di shock psicofisico, perché ci ha proprio scrollato di dosso tutte le varie diciamo, convinzioni che avevamo sviluppato fino a quel momento lì, molto retoriche, molto un po' sulla linea del progetto, come ci è stato insegnato dalla scuola del design classico, e ci ha rotto veramente, diciamo, tutte le nostre convinzioni. E abbiamo capito da lì che si poteva pensare di fare il design in una maniera un po' più importante, cioè di confluire in quel mondo del fare e del progettare, che molte volte era fine a se stesso, fare una piccola invenzione, fare un intervento dimostrativo, no? E si poteva invece coniugare con l'aspetto etico, che poi è stato un passaggio fondamentale per la mia, diciamo,
storia futura, no? Perché il pensare, il fare e inventare qualcosa non mi bastava, mi sembrava importante invece cercare di comunicare agli altri dei miei pensieri. E attraverso Mari, che ci ha frustato per bene, perché proprio ci frustava col frustino e ci ha maltrattato parecchio, devo dire, questo shock mi è servito poi negli anni futuri, perché poi dopo, finita la scuola, sono entrato nel suo studio per via della fotografia, perché essendo un bravo fotografo, Mario aveva visto in me un bravo fotografo, e allora un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: vieni a lavorare con me e mi fai delle belle foto almeno, poi non so se sai fare qualcos'altro però intanto mi fai delle belle foto. E poi sono stato a lavorare con lui per poco tempo, un anno e mezzo circa, e anche lì c'è stato un periodo abbastanza scioccante, perché lavorare con Enzo Mari è una cosa piuttosto impegnativa a livello psicologico, perché è un personaggio molto forte, molto impegnativo. È finito quel percorso, diciamo, o quel periodo da Enzo Mari, ho cominciato invece poi a camminare con le mie gambe, cercando di cominciare a lavorare, ma non per guadagnare. Cioè, quello che mi interessava non era fare un percorso di ricerca economica, mi interessava lavorare sulla ricerca personale, sulla ricerca etica anche, cioè cercare di cambiare qualcosa nel piccolissimo del mio contributo, per far sì che qualcosa cambiasse. E allora da lì ho iniziato a girare per gli artigiani. La prima cosa che ho fatto è girare un anno saltando da un laboratorio artigianale a un altro, per capire come si lavora la materia. Quindi in tutti io mi sono girato laboratori di falegnameria, di marmo, soprattutto di quelli della lavorazione del marmo, e da lì ho imparato miliardi di cose, perché la cosa più importante che si impara in questo mestiere è andare dagli artigiani, andare dentro le aziende, andare dentro anche le industrie, vedere come lavorano le macchine, lavorano gli operai, come ragionano gli operai quando lavorano. Lavorare noi stessi insieme agli artigiani, mettere insieme le due forze, a quel punto lì nascono delle sinergie che sono meravigliose, perché si innescano dei meccanismi che l'artigiano da solo non poteva sviluppare e il designer da solo non poteva pensare, perché non conosceva a fondo quella tecnica. Ti volevo chiedere una cosa adesso. Tu hai parlato prima di questa grande rottura che è rappresentata dall'incontro con un grande maestro del design. Adesso tu puoi riconoscere il momento esatto in cui, no, scatta quella misteriosa scintilla che poi porta all'invenzione. Cioè, parliamo anche di un'invenzione molto quotidiana, non parlo di un'invenzione, però è un'invenzione che tu porti negli oggetti. Sai riconoscerlo oppure no, già ce l'avevi prima? Penso che quelle, cioè la cosa di essere un po' un piccolo inventore ce l'ho sempre avuta fin da bambino, eh. Cioè non credo che ci sia stato un momento in cui io ho deciso, che poi mi chiamo piccolo inventore perché non sono né un inventore, non mi reputo né un bravo designer né un bravo, sono diciamo un piccolo inventore che mi diverto a fare queste cose, quindi con molta umiltà mi reputo un inventore, però non c'è mai stato un momento in cui io ho deciso, ho avuto un cambio di marcia. Però tu riconosci sempre questo momento, no? Lo capisci? Sì, questo lo riconosci lo riconosci quando lo vivi ogni volta. Ogni volta è un momento nuovo, no? Perché quando inizi, allora, la cosa più importante quando c'è questo meccanismo dell'invenzione è la sofferenza. Infatti. Si riconosce un buon risultato quando c'è molta sofferenza dietro, almeno a me succede sempre così nel fare le cose. Quando mi vengono fuori troppo facilmente, penso che l'oggetto non abbia qualcosa che gli manca, perché probabilmente non è stato elaborato a sufficienza. Invece
Lo sbagliare continuamente, l'errore per esempio è una componente fondamentale, no? Cioè il potersi permettere di sbagliare è una delle componenti fondamentali proprio del progettare, perché adesso siamo tutti abituati a produrre, no? E a fare, a essere molto efficienti, no? Ma l'efficienza è l'esatto contrario della creazione, della creatività, perché l'efficienza, il fare troppo e velocemente, non porta dei risultati, secondo me, profondi. Invece il fare con più tempo, sbagliando e risbagliando, e quindi andando avanti per errori, si arriva a dei risultati che altrimenti nessuno poteva arrivarci. Ci arrivi solo te a quel risultato lì, altrimenti se non passavi attraverso quella rete di errori e di sbagli, probabilmente non ci arrivavi mai. Ed è una cosa che funziona così, l'ho capita, perché tutte le volte che mi sono trovata a creare un oggetto in pochissimo tempo, ho scoperto che poi l'ha fatto anche questo, l'ha fatto anche un altro, l'ha fatto anche un altro in Australia. Cioè alla fine mi sono ritrovato con diverse cose che qualcun altro nello stesso tempo l'aveva già fatto. Quindi, quando invece si crea qualcosa con più sofferenza, con più approfondimento, si va a cercare proprio dentro noi stessi, oltre che nei materiali e oltre che nelle idee. Si va a cercare dentro noi stessi e si trovano delle risposte che nessun altro probabilmente troverà. Quindi quel percorso lì di sofferenza porta molte volte ad arrivare a dei punti di tali di sofferenza che quando raggiungo quel punto tale di sofferenza capisco che sono vicino alla soluzione. Quindi quando soffro tanto di solito viene fuori un buon progetto.